Salire piano, magari a cavallo, i tre colli di Patria, la Gurulis Vetus d'epoca romana. San Paolo, San Pietro, San Giuseppe vi aspettano. Hanno nomi di santi perché in qualche modo annunciano il paradiso. O almeno un assaggio di perfezione che, ad osservar bene, si rasenta anche nel lavoro degli uomini, che qui hanno realizzato la splendida chiesa gotica catalana dedicata a Santa Giulia. Un piccolo ma grazioso museo racconta la storia più antica del paese, a cominciare dalla civiltà nuragica. Siamo all'inizio del nostro viaggio, nel territorio del Villanova, spicchio di Sardegna occidentale, provincia di Sassari. Un'area di 300 km quadrati, meno di 5.000 abitanti, divisi in 5 comuni: Patria, Mara, Romana, Monte Leone e Rocca d'Oria e Villanova Monte Leone, il centro più importante a due passi da Alghero. No, non è un itinerario per un turismo di massa o mordi e fuggi. Questo che vi suggeriamo è un percorso ideale per chi vuol fare una vacanza in maniera diversa, per chi vuol conoscere angoli ricchi di storia e stupirsi davanti a un paesaggio che cambia in tutti i mesi dell'anno. Ma non per confondervi, solo per regalarvi nuove emozioni. Questa è una grande palestra aperta, ideale per chi ama fare sport, tenersi in forma e conoscere senza fretta. Via dalle spiagge affollate, via dal caos. Si va alla ricerca di un posto nuovo e magari di se stessi. Risalite a cavallo. Si parte ancora per luoghi pieni di magia. La natura, regina incontrastata di un territorio inconsueto. Aggiungete poi la storia, coi suoi misteriosi nuraghi e i suoi invisibili abitanti. Le fonti, il mare vicino e, tappa dopo tappa, il vostro viaggio vi regalerà nuove emozioni. Ad ogni curva, ad ogni sentiero, ad ogni paese. Il soffio delle vicende umane si respira tra necropoli e tombe dei giganti. I resti dei castelli, come la roccaforte di Bono Ighino a Mara, costruita su un picco roccioso, o la sua splendida chiesa in stile rococò, raccontano lo splendore di un popolo operoso che, al traguardo dei grandi, ha conservato il suo ingegno, lasciandosi solo sfiorare dalla cultura dei conquistatori. Qui vicino, in una grotta, è stata scritta nel 3700 a.C. una pagina importante della millenaria cultura sarda. Monte Leone Rocca d'Oria è un gioiello da scalare. Il suo borgo medievale risuona con un po' di fantasia di antiche battaglie e duelli tra cavalieri all'ombra del Sumonte, il rilievo bianco a guardia del paese. Se la natura si impone con la sua evidente bellezza, la storia invece si lascia guardare attraverso le testimonianze di un passato carico di vittorie, sconfitte, anni di gloria e poi di decadenza, come succede nella eterna ruota del destino. Lasciate il cavallo a valle, magari raggiungete il borgo in bicicletta. Sì, è una fatica, ma quando arriverete la gioia sarà doppia, mai così grande come quella che vi regala un'arrampicata su queste candide pareti di calcare. Qui ogni vostro gesto ha il sapore di una sfida alla storia. Piano piano state per conquistare i luoghi cari alla grande giudicessa Eleonora d'Arborea. In fondo ecco il lago con il suo fascino. La canoa vi attende per spostarvi da una riva all'altra e immaginare com'era il territorio prima che lo sommergesse l'acqua. Rami alti emergono a ricordare una valle ricca di verde e di pascoli abbondanti. Lasciate la canoa. La mountain bike è pronta per un'altra tappa. Strade tranquille, indicazioni sufficienti, vi aiuteranno a scoprire la semplicità dei luoghi d'incanto, quelli che voi cercate per la vostra vacanza alternativa. L'aria è sottile. Un altro colpo di pedali e la bicicletta va verso Romana. Numerosi murales colorano le case del paese. A 2 chilometri si trova la bella chiesa, quasi interamente scavata nella roccia calcarea, dedicata a San Lussorio. Se durante il viaggio vi prende l'arsura, scoprirete che questa terra è generosa di acque, di fonti e sorgenti, che sgorgano tra il verde di una natura felice. Andar per acque in questo territorio è anche un itinerario sospeso tra religiosità e devozione del creato. Proprio a Romana si celebrano le virtù salutari delle fonti di Abbargente, mentre l'acqua di Mudeggio è deliziosa e leggermente gasata. Non a caso hanno chiamato Su Paradiso, il punto da cui zampilla una freschissima sorella acqua. A Villanova Monte Leone si va alle fonti Su Cantaru.
E visto che siete arrivati a Villanova, tappa finale del nostro viaggio, ma potete tranquillamente farvi guidare dall'istinto. Fate un tuffo in mare. Può essere di sollievo dopo la scalata. Ma dovete scendere un po' per giungere al litorale. Qui tra Poglina e La Speranza, il colore predominante è l'azzurro, che gareggia per luminosità con il cielo più terso in primavera. Dicono che il mare in Sardegna sia per definizione meraviglioso. Ma senza cadere in eccessi di campanilismo, qui è davvero qualcosa di più. Avete mai visto un cavallo dal manto verde? Vive nei racconti dei più vecchi. Ma se avete voglia, potete vedere le sue impronte lasciate migliaia di anni fa davanti alla necropoli di Puttu Codino. I misteriosi Caddos Birdes pascolavano proprio tra Villanova e Monteleone, ma soltanto il Re Pastore poteva cavalcarli. Magari fino al Monte Minerva, un magnifico altopiano che ora è oasi naturalistica di grandissimo pregio, con i suoi 2500 ettari di profumi, colori, emozioni. La Sardegna è terra per tutte le stagioni. E allora, ancora una volta saliamo per i colli. Percorriamo la strada ferrata. Ci aspettano le arrampicate sportive. La canoa è pronta per affrontare la calma del lago artificiale. I grifoni, intanto, sorvoleranno il territorio. Vi faranno da guida durante le vostre escursioni. Tutto è calma e voluttà, come dice il poeta. O almeno questo suggerisce il viaggio nei piccoli paesi del Villanova, che vanta, oltre ai doni della natura, colori magici, come quelli dei costumi antichi, o quelli scelti dagli artisti. Su tutti quel Brancaleone Cugusi da Romana, inimitabile nel santificare il quotidiano e grandissimo nel rendere sacra la vita di tutti i giorni. Come il grande poeta Raimondo Piras, che con i suoi versi ha saputo dipingere i paesaggi, la gente. Ecco, la gente, quella che potete scoprire voi stessi se nel vostro itinerario decidete di fare una sosta nei piccoli paesi. Fermatevi al bar e chiacchierate con gli uomini del posto. Sono figli di una terra antica. Vi faranno compagnia con la loro sapienza. E dopo una giornata di fatica, non rinunciate a una bella cena. Troverete agriturismo, ristoranti tipici con cibi genuini e bed and breakfast per riposare. Ma c'è tempo. Ricominciamo a salire. C'è ancora tanta strada da fare. E mai è stata così bella.